Carissime telespettatrici e teleamiche di Rossini TV e dei Senza Giacca, ma ovviamente carissimi telespettatori e teleamici dei Senza Giacca, benvenuti alla puntata numero 25 della nostra puntata ormai seguitissima non solo a Pesaro ma in tutta la regione. Abbiamo un onore a dir poco pazzesco con l'ospite di questa sera. Una leggenda del calcio italiano che adesso è approdato, planato a Pesaro, Giuseppe Galderisi. Buonasera, Un applauso, è grazie, d'obbligo, è d'obbligo. grazie, grazie, Presento anche il mio collega e conduttore grazie. Michele, Buonasera a benvenuto. tutti. Giuseppe Eccomi qua. Galderisi, un onore, siamo emozionati. È un piacere per me essere qua, perché insomma. Io sono trafelato, sono arrivato adesso, non ho. Anch'io. Ancora c'ho l'emozione che mi un No, attimino ti mi sta palpita prendendo, nel cuore. palpita, Mi fa molto perché piacere. per essere vicino a un giocatore di questo Una livello, una leggenda, io l'ho leggenda di definito, questo un mito del livello, calcio italiano, è tanto, soprattutto per tu che sei molto anziano. molto anziano, io Però non sono vorrei sminuire neanche anziano, Giuseppe perché perché sono più anziano ancora, no, ci ha accompagnato nella nostra è infanzia. vero. Questo mi rende molto felice perché alla fine di tutto queste belle parole che dite, insomma, quello che io ho cercato di dare non è solo un calcio a un pallone, ma essere apprezzato anche come uomo, e se qualcuno di voi si ricorda dell'uomo, mi fa molto piacere, e Ci questo succede ricordiamo il spesso. cognome. Ci Hai lasciato ricordiamo, un ci ricordo ricordiamo. indelebile non solo nel mondo del calcio, ma anche in tutti gli appassionati che seguono questo sport. Grazie. Giuseppe, intanto volevo sottolineare come Rossini TV abbia l'onore e il merito di avere per la prima volta a Pesaro una televisione locale ospite. Una leggenda, come dicevo prima. Giuseppe, sei il quinto calciatore che ha scalcato il palcoscenico della Serie A a sederti su quella sedia. Tu Bene. dirai chi sono i quattro che mi hanno preceduto? E chi Te li sono? ricordi, Tutti e Michele? quattro no, però c'è Ecco, stato Pecci, poi Eraldo Pecci. Un fratello, Sì. poi c'è stato El Guitre. E il buitre. No, il No, buitre. è il Condor, Il si Condor, confonde io mi con confondo coi volatili, coi volatili. Perché il È dura, buitre eh? ragheño era uno Il dei giocatori che mi faceva più impazzire. Condor. Il Condor. Agostini, Massimo grandissimo, Agostini. grandissimo giocatore, e anche lui molto legato a me. Poi gli altri non me E li poi gli altri ricordo. due sono giocatori legati al mondo della Vispesaro, ovvero Daniele Galloppa Come no? e Simone Pavan, che è il collega che Assolutamente ti sì. ha preceduto. Assolutamente sì. Giuseppe, ma tu ti rendi conto di dove sei capitato? Io sto facendo, è la prima volta, sono venuto solo una volta a giocare in questo, al Benelli qui a Pesaro, ed era nel 2003-2004. Io ero, se non sbaglio, al Giulianova e avevo anche una discreta squadra, facevamo 2-2 sul campo, fuori casa. Allora, io parto dal presupposto che quando sono stato contattato dal direttore generale e dal direttore sportivo Crespini, sono rimasto entusiasta della cosa perché nella parte prima, nei primi 6 mesi dell'anno ho avuto tante buone opportunità, ma purtroppo non sono andate in porta ed erano quelle che mi avevano fatto rifiutare, non mi avevano fatto rimanere a dubbio, perché la mia ambizione è altissima. Io non ho avuto dubbi. Giuseppe, mentre parlavi scorrevano le Sì. immagini della conferenza stampa di presentazione, tu hai detto mi manca l'odore dell'erba, Assolutamente ma sì. ti manca il libro di Maurizio Mai che vedi sullo schermo? No, non lo conosco, Non lo conosci? ma mi piacerebbe leggerlo, anzi, questo spunto che mi hai dato mi permetterà di leggerlo. Ti manca Ma di falciare un po' no, d'erba? no, devo dire che non mi manca da poco, mi manca da quando ho smesso di giocare, che ho smesso di fare il calciatore. Ho iniziato subito velocemente perché dopo l'esperienza negli Stati Uniti ho avuto il piacere di essere chiamato dopo aver giocato 2 anni da un allenatore che e già lì io avevo nostalgia dell'erba, ma non solo dell'erba, io avevo nostalgia, avevo Non questa erba, eh? avevo nostalgia degli spogliatoi. Sì. Avevo nostalgia degli occhi del mio compagno, avevo nostalgia dell'abbraccio dopo una vittoria, ma anche di un pianto a tavola dopo una partita. Insomma, io ho vissuto di calcio da 13 anni, da quando sono partito da Salerno, anzi anche prima, quando ero a Trecasali in provincia di Ecco, non Parma. anticipare perché ci arriviamo. Ah, beh, allora meglio che sto zitto, Ci fate voi. arriviamo, ci Adesso arriviamo. so che ha fatto una scaletta bella, Sì, bella intensa, quindi. esatto.
Hai anche parlato di portare energia e sorriso. Sì, io credo che sia la prima non cosa. Non gli emoticon, eh? mi hanno sempre trasmesso, e qui parlo di persone che per me sono state importanti, e parlo del mio presidente, i miei primi presidenti, i miei primi allenatori, i miei primi compagni di squadra, e qui parlo di Trapattoni, Boniperti, di una grande Juventus, che se non sai fare due cose fatte bene, allora sì che devi lavorare e imparare a sorridere. Se invece sai lavorare e sorridere, hai più vantaggio per poter arrivare a dove è il tuo obiettivo, perché credo che vivere lo spogliatoio non è andare a spogliarsi, andare dentro, spogliarsi, vestirsi e andare a casa, ma è annusare tutto quello che ti viene trasmesso dal tuo compagno, dall'allenatore. Io ho vissuto sempre in questo modo, e guai se non avessi questa attenzione di riportare tutto questo, perché credo che quello che mi hanno insegnato è tanto tanto valido. Senti, ma il soprannome chi te l'ha affibbiato? L'avvocato? È un discorso molto lungo. Allora, io vengo da Vietri sul Mare, sì. Cioè io dopo 11 anni, io sono nato a Salerno, a Fratte, che è un rione di Salerno. Eccolo. Poi mi sono trasferito. Abbiamo azzeccato anche la data. Meraviglioso. Questa è una foto del lungomare di Salerno nel 1963. Perfetto. Io manco a farlo apposta. In quel periodo lì io sono nato a Fratte, che è un rione. Sì. E dopo 6 mesi i miei genitori per lavoro si sono trasferiti a Trecasali, in provincia di Parma. Eccolo. E tu hai tirato i primi calci in quel campetto lì, non mi dire che non adesso ci sto fate emozionare, eh? Adesso mi fate emozionare. Perché preghiamo questa, la regia questa non me mandare. L'aspettavo. Questa non te l'aspettavo. No, non me l'aspettavo. E quello il campetto? Sì, tanto esatto. Tutti abbiamo cominciato all'oratorio. Quella è la chiesa, io abitavo, no? abitavo adesso fammela vedere bene, io abitavo da questa parte qui, perché ogni volta che finivo la scuola, per andare a giocare a calcio, sì. Il prete ci diceva o venite a catechismo, e io facevo il chirichetto, facevo di tutto, basta giocare a calcio, basta giocare a calcio. Andavi a benedire le case col prete. No, addirittura io facevo, perché a casa mia erano molto credenti, sì. dei miei nonni, dicendo, io facevo la messa a mia nonna per avere quelli 50 lire per il gelatino che costava 10 lire. Sì, sì, sì. Finito lì, cosa è successo? Che i miei genitori, dopo alla quinta elementare, si sono trasferiti di nuovo a Salerno e io praticamente ho iniziato una nuova vita. Sì. E da lì mi sono trasferito dalla Frattese, che era la squadretta del posto, a Vietri sul Mare, che la società si chiamava Vietri Raito, e ho fatto un provino con la Juventus con altri 7-8 ragazzi e ho avuto il piacere e la fortuna. E guarda cosa ti facciamo vedere adesso, il campo di Vietri Raito. Ma allora mi state emozionando. Eccolo. Questo era il campo dove praticamente io, mamma mia, bellissimo. Questi adesso sono i tuoi, sì, sì, sì. Possiamo dire. Ma ogni volta che io figlio, vado a Salerno, sì. E ci vado spesso perché ho mia mamma ancora, ho mia sorella, perciò è un posto che io sento proprio l'odore che mi piace. Io vado sempre da quelle parti. La segui ancora sta squadretta? Assolutamente. Dove sì. Anzi, adesso sì. con questi social che sono venuti fuori, si è creato il famoso gruppo sul telefonino dove io ho ritrovato tutti i miei compagni di squadra di Vietri. Di allora. Però con l'età che abbiamo adesso, perciò un po' più, diciamo, rinco, tra virgolette. Una squadra di calcetto come la nostra. Ed è fantastico, perché sapete cosa succede? Che sì. Io ho fatto il calciatore, qualcuno che ha fatto il calciatore ma che ha avuto meno fortuna, adesso fa l'attore, chi fa altre cose, e abbiamo cercato di riunirci per fare qualcosa di buono. Tipo, abbiamo fatto quest'inverno il museo del teatro dello sport. Cioè noi abbiamo portato degli attori, tra cui questo Sergio Mari, che è un mio compagno di squadra, che a cui voglio molto bene, che adesso fa quel lavoro lì, Patrizio Oliva, che adesso va nei teatri a raccontare la sua storia, sì. E noi per ogni oggetto chiesto a Adriano Panatta, alla Sara Simeoni o a tutti i campioni che io conoscevo, che noi conoscevamo, ogni oggetto era rappresentato da un attore. Ed è, secondo me, è stata una cosa meravigliosa. Abbiamo tanti progetti insieme, ecco perché è stato bello ritrovarsi, perché poi le sinergie, quando sono vere, che c'è amore in quello che fai, non le perdi mai. Ecco, diciamo ai telespettatori più giovani chi è Patrizio Oliva, perché per noi è un'altra leggenda. Sara Simeoni, Michele, esatto. Adriano Panatta, Sara Simeoni, salto in alto, tennis. E Fabrizio, e Patrizio Oliva? Pugile. Bravissimo. Visto? Te mi volevi prendere in castagna. Esatto. Eh? Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca. Esatto. Io mi auguro che Patrizio non stia guardando, perché se ti becca No, ma tu perché non conosce Patrizio Oliva. No, lo conosco, è lui che mi vuole. Cioè, di solito io sono quello che mi voleva messo. Se lo becca. Viene messo in difficoltà. Senti, poi invece a 14 anni ci raccontavi del tuo trasferimento a Torino.
Sì, praticamente questa società, che non esiste ancora, a quei tempi era molto molto forte, nel Sì. senso che aveva tanti buoni rapporti e praticamente al mio primo provino, fatto a Vietri sul mare, venne Vic Palek, Chestimir Vic Come Palek, no? e Come il no? Sì. Ecco. nipote, che era appena arrivato in Italia, che si chiamava Zeman, che si chiama Zeman. E Zeman e Vic Palek vennero a vedere questo allenamento, sta partita. Alla fine ci fecero calciare e poi ci chiamarono a Torino in otto persone, otto ragazzi, e andammo a Torino a fare un provino. Io fui preso e Sergio Mari e Marco Pecoraro, poi Sergio Mari è arrivato anche in Serie A, in Serie B alla Cavese, Marco Pecoraro ha giocato all'Avellino in Serie A, insomma, Sì. Sì. era una squadra che sfornava tanti campioni. Un anno prima, 2 anni prima, un certo Franco Della Monica fu preso da Vietri e andò a Torino e gli misero il nome di Nanù. Perché Ah, ecco. a Torino il Nanù era furbo, sveglio, a Napoli si dice figlio indrocchio, un po' così. Un sgugnizzo. È andato via lui, sono arrivato io, alto uguale, stesso modo di giocare più o meno, per me lui era più forte tecnicamente. E me l'hanno passato a me. Io ho avuto più fortuna di Franco. E me lo sono portato tutta la vita, perciò se mi chiami Giuseppe per strada non mi Non ti giro, giri. ma Non se ti mi giri. chiami Nanu mi giro. Infatti i miei giocatori dicono, non mi chiamate, non mi interessa se mi date del lei, del tu, Nanu, Beppe, l'importante è che ci rispettiamo nel modo Prima giusto. di passare a tutto quello che è la tua storia di calciatore, dove io ho ancora un po' di emozione, me la porto da prima. Prima, quando hai parlato del tuo essere arrivato a Pesaro come allenatore, mi è piaciuto quello che hai detto, che a te presti molta attenzione al fatto di sorridere, di avere un rapporto quasi amichevole con i giocatori, con tutti quanti. E mi facevo qualche paragone con qualche allenatore di oggi. Dicevo, Sarri con te non Ma non andrebbe. credere, Sarri comunque ti sembra un burbero, ma è una persona molto, molto. Dici? Sì, no, Ah, te lo perché garantisco. te Cioè, lo no, garantisce se lo lui, garantisci lui e se lo esatto. garantisci tu, Sì, ci sì. credo. No, io credo che quello che bisogna trasmettere, secondo me, quello che bisogna cercare di fare all'interno di uno spogliatoio Creare delle condizioni. è riuscire Esatto. a dare te stesso. Se tu sei giusto, il giocatore ti capisce dopo 30 secondi. Dopo 30 secondi che ti guarda sai già che tipo di allenatore sei. E essere giusto significa farsi rispettare, ma riuscire a conquistare il rispetto dei giocatori non attraverso la maglia che dai la domenica, ma attraverso il comportamento che hai ogni Ogni giorno giorno. nei confronti del giocatore più giovane al giocatore più vecchio, con il rispetto di chi ha fatto 400 partite e chi ne ha fatte due. Quando tu crei questa cosa qui, io credo che il giocatore si sente più forte, perché me l'hanno trasmesso a me, perciò io quando andavo al campo ero più forte, perché avevo determinati valori e io dovevo sempre rapinarli, rapinare, 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 perché poi a un certo punto mi sono trovato io il vecchio che doveva trasmettere questi Una valori. questione di Una sopravvivenza. questione di Sì. sopravvivenza, Sì. è vero. Allora, Nanù, Sì. questa è la partita per antonomasia, una tripletta nel 1982 contro il Milan. Allora, senza farlo troppo lungo, Sì. questa è stata una partita, me la ricordo benissimo, perché penso Che era il tre gol sono 14, difficili da dimenticare. era il 14 gennaio, scusate, era il 14 febbraio 14 febbraio, del esatto. 1982, era la Sì. festa degli innamorati, figurati se me la posso dimenticare. E io avevo già esordito l'anno prima a Perugia, Sì. negli ultimi 20 minuti entrai, la partita finì 0-0. Quando ci fu la squalifica di Paolo Rossi, e purtroppo anche l'incidente con Muranon in Coppa dei Campioni di Bettega, Trapattoni si affidò molto a me e mi fece giocare quell'anno, entrando al posto, Juventus Udinese, entrando al posto di Tardelli che si era infortunato. E combinazione, mettici tutto quello che serve, perché ci vuole sicuramente un po' di vivacità, un po' di fortuna, via dicendo, riuscì su un colpo di testa di Carlo Ossi, sul cross di Marocchino, a buttare dentro una palla che mi cambiò il mondo. Perché quella vittoria ci portarono a 3 punti, tra l'altro la Fiorentina è una squadra che stava giocando molto bene e fino alla fine siamo rimasti a testa a testa, e quei gol, poi giocammo in casa col Catanzaro, feci altri 2 gol, dopo 15 giorni ancora giocammo in casa col Milan e io all'inizio fui mandato al Viareggio il venerdì, sono partito al pomeriggio, sono arrivato a Viareggio la sera, Trapattoni mi chiamò e mi disse Torno a casa. riprendi il treno, Sì, ritorno torno a indietro, giocare. che domenica giochi. E hai fatto 3 gol. E ho fatto 3 gol.
Perciò immaginate dal venerdì alla domenica quanti pensieri mi sono fatto. È vero che Paolo Rossi al termine di questa partita disse: adesso io dovrò cambiare squadra? No, guarda, Paolo Rossi, è vero o no? Io ero un compagno, ero il compagno di camera di Paolo Rossi. Paolo Rossi mi voleva un bene dell'anima e io l'ho rincorso in tutto e per tutto, sia nel modo per migliorarmi, di seguirlo come ragazzo, perché è un ragazzo meraviglioso, ma anche mi piaceva molto il suo modo di rapinare in aria, la sua intelligenza calcistica. E allora cosa successe? Che io da trequartista, non sono mai stato un attaccante d'aria, però in quel momento c'era bisogno di un attaccante d'aria, tra poco mi disse ti giochi un po' più avanti, e mi ritrovai a imparare qualcosa che forse ce l'avevo innato, ma non l'avevo tirato fuori, perché io ero più un giocatore che costruiva, che veniva a prendersi la palla, che si prendeva i suoi rischi. E invece giocando davanti, Paolo Rossi per me è stato un mito, perché mi ha insegnato tante cose. Finita l'esperienza a Torino, come vediamo dalla slide, un altro scudetto a Verona. Dopo i due a Torino, uno a Verona. Sì, perché poi cosa è successo? Sì. Che rientrarono tutti. E io sicuramente ero un giocatore importante, ero giovane, perciò c'era intorno a me molto entusiasmo. Ma mi spiegate con Bette Cassette, 8 Tardelli, 9 Paolo Rossi, 10 Platini, 11 Boni, che secondo voi quante partite potevo fare? Allora giustamente Boniperti mi disse forse è meglio che vai a giocare. Io ho detto magari, perché avevo sofferto l'anno dopo, che è stata poi la finale di Champions. No, non si chiamava Champions, si chiamava Coppa dei Coppa Campioni. Dei Campioni. Coppa e allora mi disse vai a Verona. E a Verona trovai qualcosa di unico. Sì. Dopo la parentesi Milan e Lazio, il Padova. Sì, poi dopo c'è stato Berlusconi, ha comprato i primi 5 giocatori, l'anno del Milan è stato un anno un po' così. Questo è il tuo addio. Questo è il famoso addio, mamma che capelli lunghi che avevo. Nano, 7 anni di storia e 7 anni di gloria. Sì, perché devo dire che nonostante, allora, è il primo anno che andai a giocare in Serie B. Sì. Perché mi ero stancato di star fermo, di non giocare, e tutte le squadre che venivano di Serie A non volevano pagarmi. Il Padova si presentò e a quel punto lì ho detto vado a prendermi le mie responsabilità. Non sono mai stato uno che aspettava il suo momento, o io avevo bisogno di essere protagonista, perché era proprio fatto così. Io volevo dimostrare sempre a me stesso qualcosa in più. Ho fatto per questo fatto, ho fatto degli errori, secondo me, che tornassi indietro non li farei più. Però Padova mi ha dato talmente tanta soddisfazione, perché sono riuscito a dire a Trapattoni, che era all'Inter, che aveva bisogno del terzo attaccante, mi disse vieni a farmi il terzo. Io ho detto mister, ma come faccio a lasciare questi ragazzi, questo gruppo, questa gente, questa tifoseria, se non riesco a portarla in Serie A ho fallito. E ce l'abbiamo fatta. Ce l'avete fatta. Il primo aprile del 2010 sei stato votato dai tifosi del Padova il calciatore bianco scudato del secolo. Bianco scudato. Esatto. Ragazzi, uno è tanta roba, eh? Questa è una gran punizione con il Ravenna in casa. E vi dico la verità, questa è stata un'emozione del unica. Secolo. Perché quando c'è stata questa cosa, non c'erano dubbi sull'allenatore, perché era Rocco, era intoccabile. Però, insomma, di giocatori importanti a Padova ne sono passati tanti. Esatto. Però, sotto certi aspetti, non c'è stata partita. E questo per me vale più di qualsiasi Coppa dei Campioni. Vedi che non mi trovi impreparato su Nereo Rocco, eh? Sì, guarda un po', ho preparato anche la slide. Grandissimo, ha fatto la storia. Io poi tra l'altro ho allenato anche la Triestina, ho avuto un magnifico rapporto con i figli ed ero molto curioso, perché tra l'altro Nereo Rocco ci ha dato la tuta delle Olimpiadi, se mi ricordo se che anno era, che ha fatto nel 60, ha fatto le Olimpiadi, lui ha allenato la nazionale solo una volta per una settimana e lui ci ha prestato per il Museo dello Sport la tuta. Ecco. Allora, io non so cosa aggiungere, devo solo dire grazie a chi... Io ci ho messo l'anima con il mio gruppo, con i giocatori, abbiamo veramente fatto di tutto per far sì che si raggiungesse questo obiettivo. Tra l'altro il Padova che è arrivato in Serie A era il Padova meno forte, perché i primi anni c'era Albertini, Di Livio, Del Piero giovane, Benarrivo. Del Piero giovane e Del Piero vecchio. Aveva 14 anni, lo chiamavamo il bomberino, noi lo chiamavamo. E poi andavano via tutti, ma io ero un po' il punto di riferimento, non me la sono mai sentita andare via. E forse questo mi ha premiato, perché alla fine se qualcuno mi ha votato non è certo per i 50 passagol che ho fatto o per la Serie A, ma anche perché ho dimostrato un certo attaccamento alla squadra. Io se potrei fare un appunto al conduttore. Ti ha detto perché tiene? L'Inter.
Te l'ha detto, quindi? No, vado a casa perché lo vedo, allora, lo vedo un po' sofferente. Allora sai perché? Perché ha fatto un excursus della tua carriera, la Juve l'ha saltata quasi di pari passo. Sì, ha fatto vedere i tre, la fatto vedere la tripletta, però esatto. Io della Juve, tu io non giocavi. Sapevo che era dell'Inter, ma si vede si vede che si vede c'è scritto in faccia. Io sono Juve. Perché mio figlio è dell'Inter. Eccolo, vedi, un bravissimo ragazzo. E io non so come, ma mai è uscito l'interista, invece... Il figlio suo invece è juventino. O per dar contro me, o perché arrivò il famoso Ronaldo il brasiliano. No, ci ho fatto di tutto, gli ho comprato la maglietta. Non ce l'hai fatta? Non ce l'ho fatta, probabilmente l'influenza di mio padre. È il brasiliano che si è fregato. Però, però diventato... tu hai giocato con quella Juve che cominciava con Zoff, Cabrini, Scirea. Ma questa... No. Quella te la ricordo. Zoff, Gentile, Cabrini. Zoff, Gentile, Cabrini. Scurina, Morini, era anche quella della nazionale. Zoff, allora, Gentile, Cabrini. Siccome io da juventino ti volevo chiedere un po', sì, di... tu hai giocato con Tardelli e poi sì, hai fatto, cioè hai giocato con un... con quel giocatore che nell'82 vinse i mondiali, col famoso urlo. Sì. E ti volevo chiedere, Zoff, ma Zoff parlava, che ci ho fatto una foto con lui una volta quando a Losanna. A Losanna. Sì. E parlava o era simpatico? Secondo me è simpaticissimo. Guarda, Zoff. Se mi apri questo discorso io potrei stare tre ore qui a parlare. Sai perché? Ma io starei tre ore. Sai perché? Il tempo stringe. Starei tre ore a sentirti, talmente, ecco. Sono talmente innamorato di quel gruppo lì. Io, allora, io a 12 anni, 11 anni a Salerno giocavo su un tavolo così con le lo scatto delle scarpe da una parte con le porte con le figurine. Ah, pensavo a Subbuteo? No, con le figurine. Me la sono inventato io. Sì. C'era la pallina, no, perché scappava giù dal coso. Avevo un elefantino giallo che così non rotolava, non andava giù. I giocatori che avevo su quelle figurine erano i giocatori che io poi mi sono trovato tu a fianco. Pensa. Allora, la bellezza di quel gruppo è che quando mi dovevano dare uno schiaffo, me lo davano. Quando mi dovevano educare a stare a tavola, mi educavano a stare a tavola. Quando io avevo un atteggiamento sbagliato, mi riprendevano. Ma quando c'era da andare a parlare con i perdi per farmi prendere il premio intero o per difendermi da qualcuno che mi vuole menare, non mi toccava nessuno. Ed è stato un insegnamento pazzesco. Era questo proprio che ti volevo chiedere, che il clima di quella volta che potrebbe rispecchiare quello che c'è oggi nelle società, cioè potrebbe replicarsi quel clima che c'erano quella volta in quelle squadre, come poi c'è stato nel Milan, c'è stato nel... Quello oggi le vedo le squadre, le vedo molto più impegnate a fare business, tra virgolette. Anche calcio, per carità, gli allenatori molto... grandi in Italia ne abbiamo avuti. Io sono stato molto fortunato, è quello che tu vuoi dirmi, e io lo sottolineo, perché quando si perdeva o si vinceva una partita, il martedì si stava un'ora e mezza a parlare, perché parlava prima Tardelli, poi parlava Zoff, poi parlava Scirea, poi parlava Cabrini, poi parlava Boni, che poi parlava Platini. Era un bel casino, un'ora e mezza, io a volte mi addormentavo. Ma quella cattiveria che c'era nello scontro, nel confrontarsi, era la cattiveria che ti fa vincere in campo. Era quella che esatto. E quando io palleggiavo con Furino, che era il mio... quello che mi trappatoni mi tu palleggia con Furino io quando al riscaldamento mi mettevo con quelli giusti quando io palleggiavo con Furino ero più teso di quando giocavo perché se sbagliavo qualcosa non è perché ero scarso tecnicamente ma che non ci mettevo la testa e allora la mia leggerezza dava fastidio a Furino invece non aveva tempo da perdere perché dovevano vincere alla Juve devi vincere e per vincere devi migliorare e meglio di quei giocatori che ho trovato che ancora adesso mi vogliono bene come un fratello piccolo non potevo sperare scusa il mille excursus ma un po' di Juve ma io però lo stai facendo soffrire soffre sì. Ma è giusto così. Senti, avventura negli Stati Uniti, sei partito così? Sì, ma più o meno. No, così no, bellissimo. Niente, cosa è successo? Eccolo. Che a Padova ho raggiunto l'obiettivo della Serie A. New England Revolution. Sì, bellissima. Mamma mia, che bella foto questa. Questa me la devi dare perché ce l'ho, ma non so dove ce l'ho. Il ragazzo con la barba lunga, col barbone e il capello lungo, che si chiama Alexi Lalas. Eccolo. Eccolo qua. È il capitano Caster. È il capitano Caster. Noi lo prendevamo sapevo in giro che così. Andavi qui a... Nel momento in cui dagli Stati Uniti, lui era il personaggio, il primo italiano, il primo americano a venire a giocare in Italia. Sì. Logicamente lui era il simbolo, no, del calcio. Sì. Allora cosa succedeva? Che l'hanno chiamato e lui ha chiesto alla società di poter andare via perché a febbraio iniziava il campionato. Sì. E mi chiese, ma perché non vieni via con me? E io ho detto, scusa... sono appena arrivato. Io adesso sono qua, come facciamo? Io venivo da un infortunio. Sì. E
al ginocchio, perciò forse la società, dopo tutti gli sforzi che ho fatto, sono andato al mio presidente Giordani, che adesso è il sindaco di Padova, e gli ho chiesto: presidente, mi faccia andare, che questa è un'esperienza che io vorrei vivere. E sono partito con Alexi Lars. Abbiamo il 26 febbraio del 1996, io con la mia famiglia ho preso tutto, baracca e burattini, sono andato a Boston e ho giocato nel New England Revolution. Sì. Nano, invece hai collezionato parecchie, per 10 presenze anche in nazionale. Sì. 2000 cominci la tua carriera da allenatore, vediamo qui tutto il palmarès delle squadre che ti hanno avuto in panchina. Torniamo da dove siamo partiti. Sì. Torniamo alla Vispesaro. Hai debuttato, sì, qualche settimana fa, sì, a Fermo, un punto d'oro, se non di platino, ci voleva, sì, proprio. Come hai trovato l'ambiente dal punto di vista proprio del tecnico dei risultati? Allora, gli allenamenti sono stati quelli che sono stati, ma nel mio modo di pensare ho sempre detto che non sarebbe stata una scusa, perché era abbastanza evidente che in 3-4 allenamenti neanche il mago Rocco poteva fare cose, però la reazione. Gli occhi, sì, la determinazione, la voglia di ascoltarmi e di metterci del loro da parte i ragazzi mi ha dato talmente tanta forza e tanta energia che, se andate a vedere, noi sull'1-0 dopo la grande traversa di Bismarck, noi abbiamo avuto gol, espulsione, facendo degli errori, perché se vai a vedere l'azione ci sono degli errori che abbiamo poi studiato, e io ho detto quello che pensavo, perché non tutti gli attori sono uguali, ognuno la pensa a modo suo, ma io non sono migliore di quello che c'è stato prima, come quello che è stato prima non è migliore di me, ognuno ha il suo modo di vedere, sì, e via dicendo. Abbiamo rischiato l'impossibile senza che io avessi la certezza che i giocatori che avevo messo, poverini tra virgolette, perché Farabegoli e l'altro centrale eravamo in tre, Paoli l'ho riportato in mezzo al campo, era Farabegoli e Messemara Nava, uomo contro uomo. Noi abbiamo fatto 3-4-2, ma all'ultimo momento abbiamo fatto 2-4-3, perché con dentro Malek, io da lì ho capito che quello che mi è stato detto dalla mia società, io ascolto solo le persone che dicono, perché se tu arrivi in un posto e ascolti tutti, tutti ti dicono quello non è buono, quello non è buono, quello è scarso, no, non infatti, è vero. Sì, allora sì, devi sì, ascoltare le persone che ti dicono. La mia società, il mio direttore generale e il mio direttore sportivo mi hanno sempre detto di grandi valori e io li ho ritrovati. E quella partita non l'ha vinta Galderisi. L'ha vinta una base solida di un allenatore che comunque ha fatto il suo e di un gruppo di ragazzi che ha saputo cambiare scheda e ha portato il cuore oltre l'ostacolo, perché sennò quelle partite lì non le pareggi mai. Benissimo. Io sono molto orgoglioso di essere qua, darò tutto me stesso perché i ragazzi lo meritano e perché la mia società ha scelto me. E questo per me è un onore, un orgoglio. E poi, tutto sommato, io quando ho sempre guardato le partite della Vispesaro in altre squadre, sì, ho sempre visto quel calore che io adoro. Lo stadio è vivo, la gente ama il calcio e questo sarebbe un altro sogno che mi pongo sempre come obiettivo. Io vorrei riempire lo stadio. Logicamente devi fare le cose seriamente. Certo. Qualche volta puoi vincere, qualche volta puoi perdere, ma l'identità e la mentalità è quella che fa innamorare i tifosi e io ho sempre giocato per loro, non io Galderisi, perché poi io non gioco più, ma i miei ragazzi, certo, questo è l'indirizzo che cerco di dare. Purtroppo però stiamo vivendo un periodo in cui adesso la Vispesaro giocherà a porte chiuse. Sì. Tu raccontaci e poi chiudiamo veramente, lo promettiamo, perché abbiamo sforato in maniera esorbitante del tempo. Sì. Raccontaci della tua esperienza, l'hai giocata una partita importantissima, sì, a porte chiuse, la regia ce l'ha mandata in onda, era uno Juventus-Verona 6 novembre 85, un ritorno di Coppa dei Campioni. Sì. Che effetto fa giocare con lo stadio chiuso? Allora, ce lo chiede il nostro amico Antonio Astuti. Sì, io l'andata non ho giocato perché mi ero rotto il menisco, sì, venivo da un infortunio. Qui andai in panchina e entrai in corsa. Allora, me la ricordo perfettamente quella partita. Sì. E la prima parola che mi viene in mente è terrificante. Cioè, tu non puoi giocare in uno stadio dove non è. Io ho sempre giocato per i tifosi e chi gioca a calcio sa che l'emozione vera è sentire il boato di qualcuno che ti trasmette qualcosa. C'è, sì, anche da dire che in questo momento qui la priorità è
fare attenzione a tutte le cose che servono per non andare incontro a ulteriori problemi. Però io non vorrei mai giocare a porte chiuse. Poteva giocare così. È stata... Ma io garantisco una sola cosa, che darò tutto me stesso, dalla mattina alla sera e forse anche qualche volta di notte, perché non so perché, ma quando vado a letto una volta sogniamo una cosa, adesso sogno i miei giocatori. Vuol dire che ho cambiato. La precisazione. Non sei solo purtroppo. Ringraziamo Giuseppe Galderisi, è stato un onore averti qui. Speriamo che il pubblico di Spesaro cominci ad apprezzarlo. Ci auguriamo di averti non solo quest'anno, ma anche il prossimo, perché vuol dire che la VIS avrà apprezzato il tuo lavoro e tu sarai ancora con noi. Beh, devo dire che la società ha dato un segnale molto forte, e la bellezza di tutto questo è che non dipenderà solo dai risultati, ma dal rispetto che abbiamo tra di noi. Sì. Perciò, se riesci a comunicare... Mi è bastata una stretta di mano col presidente e col mio direttore generale per poter dire gli uomini si comportano da uomini, perciò sono io che adesso devo dimostrare chi sono e quanto amore ho per il mio lavoro e quanto mi affeziono alle squadre dove sono stato, questo lo dice la mia carriera. E se riuscirai a trasmettere questa passione anche alla tifoseria, vedrai che il Benelli sarà pieno come tu sogni. Ah, ma io l'ho già visto pieno, perciò mi piacerebbe, i ragazzi me lo dicono. Io credo... Non vede l'ora la tifoseria, te lo dice uno che popola la tribuna Prato da 40 anni. Quando si arriva bisognerebbe parlare poco e lavorare tanto. Sì. Io mi sono sempre preso le mie responsabilità e non sono stato mai uno che si è nascosto dietro il dito, perché se no prendevo gli schiaffi da Zoff a salire su e di conseguenza sono qua a mettere la faccia e lo farò sempre anche nei momenti di non felici. Benissimo, grazie a tutti, telespettatrici e telespettatori, ci vediamo venerdì prossimo. Un saluto.